Salve ragazze, buonasera, come state? Ma come stiamo? Ma come la va? Tipo Valerio Staffelli. Allora ragazze, quello di oggi è un video call, parlerò di detersivi e ve ne voglio parlare perché qualcuno è degno di nota, soprattutto per il prezzo super conveniente. E poi continueremo con un haul per quanto riguarda l'abbigliamento, perché ho comprato delle cose e ve le voglio far vedere. Prima di cominciare il video, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se vi piacciono appunto i miei video, di attivare la campanella in modo che quando io pubblico appunto un mio nuovo filmato vi arriva la notifica, e di spolliciare, di mettere un pollice in su per farmi capire che il mio video vi è piaciuto. Allora, intanto cominciamo subito con un acquisto che ho fatto al Lidl. Allora, ho preso questo prodotto che è una fascia per la schiena, una fascia lombare, che ho visto pubblicizzata da un'altra YouTuber. Ora, siccome voi lo sapete che io soffro col mal di schiena, ve lo dico, quando faccio le faccende a casa mi devo sedere perché mi stanco. Ora, diciamo che ho preso questa abitudine di fare un po' di camminata per dimagrire un pochino, mi viene mal di schiena, quindi ho comprato questa fascia, appunto, che è una fascia lombare. Vi faccio vedere la fotografia, vedete? È una fascia lombare che riscalda un po' appunto la schiena, che la sostiene e quindi dovrebbe un pochino mitigare il mal di schiena. Allora, è costata solamente 4,99 euro e l'ho presa al Lidl. Vedete, è a strappo. C'è lo strappo e ci sono varie misure. Io ho preso la LXL e diciamo va bene. Vedete, c'è lo strappo. Stamattina l'ho indossato per fare la mia solita, diciamo, camminata veloce. E forse è andato un po' meglio, non ve lo so dire. Magari con i giorni a seguire posso fare un paragone migliore. Poi andiamo appunto al prodotto che vi dicevo che è degno di nota per il prezzo. Andiamo ad acqua e sapone. Allora, ho preso il Mastrolindo d'acqua e sapone a 99 centesimi. Questo è buonissimo, è quello al profumo di limone, un limone buono, saranno i limoni di Sorrento forse. E niente, quindi questo ve lo voglio segnalare perché l'ho preso a un buon prezzo, quindi 99 centesimi acqua e sapone, il Mastrolindo che tutte amiamo, 950 ml, quindi quasi un litro. Poi ho preso un prodotto che per me è nuovo, vi faccio vedere. Allora, questo qua, Rio Boom Boom, è nuova la confezione, perché il Rio Boom Boom è da tanto tempo che esiste, però è nuova appunto la bottiglia e tutto quanto, quindi formula igienizzante, lunga profumazione. Io ho preso questa che è al talco. Sapete che io prediligo sempre i bagnoschiuma, tutte le profumazioni, anche i deodoranti, mi piacciono questi al talco. E quindi ho preso questo, pavimenti, un'esplosione di pulito, brillantezza e profumo persistente. Questo è un litro ed è costato pure poco, mi pare 1,19 euro. Quindi anche questo mi sembra un valido prodotto. Poi invece ho preso due ammorbidenti. Ho preso questo Vernelle, questo qua è la profumazione freschezza, sensazione lavanda. Questa è alla lavanda Vernelle. Vediamo, mi voglio ricordare la profumazione. Buona, buona. Ottima, direi. Allora, ho preso questo Vernelle, anche questo l'ho preso a un buon prezzo, 99 centesimi, questo qua, Vernelle. E poi invece c'era il Lenore, che è quello proprio, credo che sia, che siamo d'accordo tutte, che è il più buono, il migliore. Buono. E questo, il prezzo 1,39, 1,39 euro, e la profumazione è Capri. Capri, mamma mia, guardate, quando ho visto Capri ho
ho detto no, questo è il mio, questa è la mia profumazione, perché Capri, sapete, è la mia isola. Le mie città preferite sono Roma e Napoli, e come isola Capri, anche se sono stata pure a Ibiza, sono stata a Procida, a Ischia, però il viaggio che ho fatto a Capri è indimenticabile, quindi ho preso questo qua. Ok, e quindi praticamente con i detersivi abbiamo finito. Ora invece cominciamo con l'haul dei vestiti e stacco un attimo che li prendo. Ok, ragazzi, allora cominciamo questo video, appunto video haul con i vestiti. Allora, vi ricorderete sicuramente settimana scorsa che sono stata da Zara, vi ho caricato pure un video in cui dicevo che di sabato pomeriggio non ci andrò più perché c'era un macello. Ricorderete anche le mie lamentele per quanto riguarda le misure, che praticamente trovavo solamente quasi in tutti gli abiti S ed XS, quindi le misure più piccole. Però dico, ho trovato un abito. Allora vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, questo è un vestitino in mistolino. Il colore è beige. Vedo che sullo schermo sembra bianco. No, in realtà è un beige. Praticamente è particolare perché ha questa manica molto larga, vedete? Allora, ha la manica molto larga e poi c'è qui il polsino. Un'altra particolarità di questo abito è la tasca. Riuscite a vederla? Allora, ve la faccio vedere più da vicino. È tipo come dire, di merletto, di cotone. È una tasca applicata e praticamente, appunto, l'entrata, lo spacco nella tasca è laterale. Vedete, ecco, con la mano dentro si capisce un po' com'è. Io quando me lo sono provato ero rimasta delusa perché volevo mettere la mano appunto in tasca da qui e ho detto: ah no, sono finte. Invece poi mi sono accorta che praticamente lo spacco della tasca è laterale. Allora è molto carino. Credo che questo tra poco lo potrò mettere perché poi in estate sento caldo. Vi ripeto, è un mistolino accertato perché ho guardato l'etichetta, e questo è costato 49,90 49,90, e ho preso la XL. Di questo c'era pure la XXL, invece la XL va bene perché poi vi faccio vedere che è molto, vedete com'è, molto ampio. Questo quindi da Zara, 49,90, un vestitino in mistolino. Ok, ora andiamo invece con la Vie Rose. Non so se vi ho detto che poi avevo preso alla Vie Rose, mi pare di sì. Allora, ho preso questo vestitino misto seta. Guardate la manichetta com'è, c'è questa mezza manichetta con queste frange, così. Il collo, come possiamo dire, è alla coreana, come se fosse alla coreana. Vedete, c'è il collettino così, lo spacco e poi è molto, mi cade molto morbido. Io già ho abbinato una collana. Scusate, ho la tosse. Ho abbinato una collana che è questa qua, è una collana che io ho naturalmente, non è una nuova collana. Questo invece alla Vie Rose, che è un negozio che è in tutta Italia, che tra l'altro ha pure la vendita online, è costato 66 euro. 66 euro ed è sempre una XL. Vi ripeto che alla Vie Rose ho trovato tutte le misure, che bello. Tutto quello che provavo mi veniva perfetto, casacche, vestiti. Veramente, ragazze, se avessi avuto una carta di credito illimitata, mi sarei portata tutto il negozio. Allora, quindi riprendiamo. Ho preso questo, è costato 66 euro, quindi vedete, collettino alla coreana, manichetta con queste frange così laterali ed è freschissimo. Proprio praticamente addosso non si sente, quindi è veramente un abito che fa per me, perché è fresco, perché è lento, perché non mi costringe in niente, quindi perché è appunto un vestitino lento.
Quando io trovo questi modelli, questi abiti che mi vestono bene, in cui mi sento bene, che faccio? Ne prendo due, tre di un altro colore. Allora, praticamente l'ho preso pure in questo blu elettrico. Guardate che bello questo colore. Questo è un blu elettrico, quindi sempre lo stesso modello, quindi la manichetta sempre corta con queste piccole frange. Il collo alla coreana è lento. Qui ho messo per ora questa collana, questa mia celeste, vedete? E appunto l'ho abbinata a questo vestitino. Poi magari di qua che l'indosserò, magari comprerò qualche altra collana, non lo so, ma io di collane ne ho tantissime, 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 quindi non penso di avere bisogno di comprarne. Ok, ragazzi, allora, visto che questi ce li ho in mano, io ve li faccio vedere di nuovo. Vi faccio vedere quindi i colori, il tessuto. Vedete che bello, un bel blu elettrico e un bel fucsia, quindi sono proprio colori estivi molto belli da indossare anche la sera per andare a mangiare una pizza o di pomeriggio per mangiare un gelato. Sono abiti freschi. Abbiamo bisogno noi di abiti freschi, senza maniche, che non ci costringano, giusto? Ok, ragazze. Allora, dopo avervi presentato un po' di detersivi per cui vale la pena appunto fare un salto d'acqua e sapone e i vestiti, due della Via Rosa e uno di Zara, io vi saluto. Vi mando un bacio, vi rimando sempre ai vlog mattutini che vi piacciono tanto, che cominciano sempre con il mio delizioso cappuccino e che per ora finiscono con la mia corsetta camminata. Quindi ci vediamo presto su questi schermi. Di nuovo un bacio.